E voglio ricordare ai commissari che sono appunto commissari alle mezze terme, non perché il sindaco è stato sfiduciato, ma perché questa amministrazione comunale è stata sciolta per mafia, per infiltrazione mafiosa, quindi deve immediatamente bloccare la procedura di approvazione del PSC. Questo PSC non sa da fare. Il Partito Democratico si era già espresso tramite note stampa spurie diffuse da vari esponenti. Ieri la direzione cittadina che ha coordinato tutte le forze in tal senso. Se da un lato i commissari straordinari che guidano il comune di Lamezia Terme vorrebbero consegnare alla città un documento che da anni non riesce a trovare la giusta quadra per essere approvato, dall'altro i Democrat si oppongono a che passi proprio il piano messo a punto dalla giunta sciolta per presunte infiltrazioni mafiose. Ma non è solo una questione di forma. È dannoso per la città perché rischia di far perdere diverse centinaia di milioni di finanziamenti. Perché con la realizzazione in zona urbanizzabile di nuove edificazioni scatta la norma del quadro di riferimento di coordinamento territoriale che dice che nel caso si proceda prima nelle aree urbanizzabili rispetto al vecchio centro urbano non si ha più diritto ai fondi per la ristrutturazione ed il recupero. Tiziana Bagnato per la CNews 24.